Bentrovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Bici elettrica o scooter, il confine è sottile, ma spesso a fare la differenza è la conoscenza della normativa. È un particolare che emerge dal servizio organizzato dai carabinieri della compagnia di Sorrento a Capri e ad Anacapri. Qui di e-bike ce ne sono moltissimi e complici la versatilità, i consumi pari a zero e le dimensioni delle strade quasi mai accessibili in automobile. Grazie alla collaborazione del personale specializzato della motorizzazione di Bari, utilizzando una piattaforma dedicata alla verifica di bici elettriche, i carabinieri ne hanno controllate 44. 27 sono risultate irregolari, solo 17 a norma, il 61% circa dei ciclisti era in sella, due ruote normativamente considerate veri e propri scooter senza saperlo. Chi utilizza una bici elettrica con potenza superiore a 254 watt o che supera i 25 km all'ora senza pedalare rischia infatti multe salatissime. I veicoli che non rispettano queste specifiche devono essere equiparati ai ciclomotori, richiedendo targa, assicurazione e patentino. Nel bilancio finale le contravvenzioni sono state più di 100.000 euro, il conto delle sanzioni. Tutte le bici irregolari, testate sulla piattaforma dedicata, dotata di rulli e tachimetro, hanno superato i limiti di velocità imposti e sono state quindi sequestrate. Alle 10.01 in punto si è ripetuto ieri mattina il prodigio di San Gennaro. L'annuncio ai fedeli lo ha dato Don Mimmo Battaglia dall'altare centrale del Duomo. La liquefazione del sangue del santo patrono di Napoli è avvenuta prima della celebrazione eucaristica nel Duomo, come sempre affollato di fedeli e turisti. Il sangue del santo patrono nell'ampolla, portata a spalla dai seminaristi fino all'altare maggiore della cattedrale, si presentava già sciolto all'interno. La reliquia era stata posta sul tronetto dopo essere stata prelevata dalla cappella del tesoro del cardinale, accompagnato dall'abate Monsignor Vincenzo De Gregorio, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dal governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. Presenti anche il principe Carlo di Borbone, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e l'attrice Marisa Laurito. Durante l'omelia, Don Mimmo Battaglia ha ricordato le vittime del crollo di Scampia, gli extracomunitari morti all'interno dello scoppio, nel basso di Forcella, ma soprattutto Chiara Iaconis, la ragazza di 30 anni, morta ai quartieri spagnoli, colpita da un vaso. Ai nostri microfoni, all'esterno della cattedrale, abbiamo ascoltato invece i fedeli di Napoli, emozionati nel momento in cui è stato sventolato il fazzoletto bianco. È una cosa che aspetto ogni anno, devo dire, con devozione. San Gennaro per noi è grande. Siamo contenti di essere qua, purtroppo non siamo potuti entrare, ma fa lo stesso. È un momento di fede, è un momento di manifestazione del divino nella realtà umana. Grande emozione, e noi veniamo da Benevento ogni anno a questa ricorrenza di San Gennaro. Questa è la nostra Napoli, San Gennaro rappresenta Napoli e tutti vengono da San Gennaro perché veramente ci credono in quello. Dal 24 al 27 settembre Napoli ospiterà gli Study Days del PPE, un evento di rilevanza per il futuro politico ed economico dell'Unione Europea, con uno sguardo al ruolo di Napoli nel bacino del Mediterraneo. La conferenza stampa di presentazione in sala giunta a Palazzo San Giacomo, con la partecipazione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo Fulvio Martusciello, che annuncia anche la firma di un patto mediterraneo che vedrà il capoluogo campano al centro delle discussioni principali di politica e di economia. Noi riteniamo che questa città che si trova l'anno prossimo a festeggiare i 2500 anni di storia possa in qualche maniera essere un punto di riferimento per la sua tradizione e per la cultura per tutta Europa. Ecco, da Napoli lanciamo l'identità europea di questa città che
sarà appunto protagonista dello sviluppo europeo e soprattutto darà anche un'indicazione di dove l'Europa deve andare. Cornice dell'evento sarà Palazzo Reale. L'antica residenza dei Borboni ospiterà oltre 10 premier da tutto il mondo, gli europarlamentari del partito provenienti da ogni paese europeo e ospiti ed esponenti di ogni angolo del vecchio continente. Presente tra loro anche il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro. Napoli è sempre più una vetrina, no? Non è più una vetrina a carattere nazionale, ma diventa internazionale. Questo evento del PPE qui a Napoli porterà grande lustro e soprattutto la città è anche pronta per accogliere tante personalità e mi auguro che si possa avere la continuazione anche nel futuro. La residenza dell'ambasciatore italiano in Grecia ha ospitato la cerimonia di firma del protocollo d'intesa che ha istituito la rete FFMG Sicilia, Attica, Peloponneso e Grecia del Nord sotto l'egida dell'ambasciata d'Italia ad Atene e del Ministero dell'Istruzione Ellenico. Il protocollo ha dato vita ad una rete internazionale di 20 scuole italiane e greche che si svilupperà in un percorso formativo coinvolgendo enti e istituzioni di entrambi i paesi. L'evento si è aperto con i saluti dell'ambasciatore d'Italia ad Atene Paolo Cuculi, il quale ha sottolineato che l'iniziativa testimonia ancora una volta la profondità dei legami di cooperazione tra Italia e Grecia. Presente alla cerimonia di firma anche Giuseppina Russo, presidente del Festival della Filosofia in Magna Grecia. Felice ed orgogliosa di essere qui nell'ambasciata italiana ad Atene, ospiti dell'ambasciatore Paolo Cuculi e dell'ambasciatrice. Abbiamo siglato questo protocollo della rete Festival della Filosofia in Magna Grecia, Sicilia, Attica e Peloponneso, insieme a ben 20 scuole e con il Ministero greco. Abbiamo creato un'alleanza importante per i nostri giovani, per le studentesse e gli studenti sia greci che italiani, che vivranno questa ecologia delle relazioni tra cura e sostenibilità qui in Grecia ma anche in Sicilia, per cui oggi è stato fatto un grande passo avanti, un passo verso la sostenibilità e la cura. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.